forza. 3, via. Il messaggio più bello in questo caso è stata la testimonianza dei familiari, che hanno trasformato un momento di dolore immenso, senza fine, in una energia vitale di amore, di pace e di iniziative di solidarietà. Ma in questi 2 anni sono stati un esempio per Napoli e non solo per Napoli. Adesso noi ricordiamoci l'esposo, infatti oggi lanceremo queste 2 iniziative in ricordo, uno il premio per il prossimo campionato per la migliore tifoseria e il secondo la procedura, che è uno dei primi atti che farò come toponomastica nel prossimo mandato, di intestare appunto il parco di Scampia a Ciro Esposito. Oggi lancio come sempre un messaggio d'amore, che da ciò che doveva portare via la vita sta portando vita a tante persone, e perciò Ciro vive perché continuano ogni giorno a esserci migliaia di persone che parlano d'amore, e quindi l'amore vince sempre sul male. Se io oggi mi trovo qui, se tutte queste persone sono qui, è perché c'è l'amore che vince sul male. Quindi l'unico messaggio che io porto è proprio quello: bisogna sconfiggere il male con l'amore.